Quest'anno, il 12 maggio, giornata mondiale delle infermiere, vogliamo onorare i colleghi che hanno dato la vita per salvare altre vite durante la battaglia contro il coronavirus. Li vogliamo onorare lottando per il diritto ad un ambiente di lavoro salubre, con adeguati presidi di protezione individuale a tutela della nostra salute e di quella dei nostri assistiti. Li vogliamo onorare esigendo il giusto salario, commisurato alle nostre competenze, alla formazione, alla responsabilità che ci assumiamo. L'infermiere italiano oggi è una figura stimata in tutto il mondo e come tale va retribuito al pari delle altre professioni laureate. Li vogliamo onorare, affermando la necessità di un'area contrattuale autonoma per la specificità della nostra professione basata sulla presa in carico e sulla continuità assistenziale. Li vogliamo onorare battendoci per dotazioni personali adeguate, che non ci costringano a tralasciare il nostro specifico professionale, al fine di garantire cure sicure e di qualità. Li vogliamo onorare chiedendo lo sviluppo delle nostre competenze e una carriera che realmente le valorizzi. Vogliamo onorarli chiedendo il riconoscimento del lavoro usurante, perché il lavoro degli infermieri è un lavoro gravoso. Li vogliamo onorare reclamando per gli infermieri un ruolo di maggiore responsabilità nell'assistenza territoriale e domiciliare, un ruolo di dirigenza territoriale e l'istituzione degli infermieri di famiglia e di comunità. Li vogliamo onorare chiedendo a ciascun cittadino di stare al fianco degli infermieri nelle loro rivendicazioni, perché se gli infermieri stanno male, la salute di tutti è compromessa. Onoriamo oggi e nei giorni a venire gli infermieri al servizio dei cittadini, al servizio della nazione.